Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su The Book Hunter, io sono Miriam e arrivo con il cosiddetto treno della ghiaia per parlarvi di come è andata, come sono andate le mie letture del 2023, mettendo un po', a incastrando un po' quelle migliori e quelle peggiori. Dunque, cercando di sfruttare il sole che è balzato improvvisamente fuori e devo dire che questi giorni le temperature si sono notevolmente abbassate. Diciamo che ci siamo abituati bene a stare sopra allo zero, invece adesso siamo andati un po' sotto e quindi diciamo che siamo nel vero inverno, perché fino adesso bene o male non è stato così tanto freddo. Quindi cerco di sfruttare questo minimo di sole finché regge e di raccontarvi un po' il mio 2023. Dunque, mi sposto un po' di qua così vi metto le copertine, perché ovviamente i libri letti di solito non li tengo più qui in questa casa, ma li porto nella mia ex cameretta, ormai è diventata libreria. Dunque, io partirei subito con i flop perché devo dire che è stato un 2023 ampiamente di successo, nel senso che non ho avuto due stelline. Quelli che sono andati peggio hanno preso tre. Quindi direi che di flop non ce ne sono stati. Non posso definire flop neanche il mitico Stradale Ragionato, perché in sé mi ha portato molto, come dire, cioè, sono stata più contenta di averlo letto che no, nel senso che nonostante la fatica di portarmelo dall'inizio alla fine è stata comunque una lettura arricchente, soprattutto per il vocabolario che utilizza Ranieri, e non troppo nella trama, perché lì sono comunque viaggi pindarici della sua mente in alcuni capitoli, e quindi bisogna anche un po' essere affini o meno. Però non posso, cioè non ho voluto darle meno di 3 stelline, anche perché mi sembrava non restituire un quadro corretto, insomma, del libro, perché comunque sia scrive benissimo, che poi a me non mi sia piaciuto la storia è un altro discorso, e quindi la mia valutazione, insomma, trova un po', come tutte le valutazioni poi trovano il tempo che trovano, però insomma. A questa non mi sono sentita di dire che schifo, perché non lo è, non lo è. E quindi veniamo un po' ai top. Top qui ho considerato solo quelli a cui ho dato 5 stelline. 5 stelline significa che sono quelli proprio che mi sono arrivati alla testa, mi sono arrivati al cuore, hanno saputo scalfire diversi miei muri. Uno su tutti, partendo dall'inizio dell'anno. Un po' come quest'anno, che ho iniziato con Agatha Christie, in effetti uno dei libri che è arrivato al mio cuore è Miss Marple e i delitti deliziosi, che è quel megatomo di Oscar Wilde con quel bel colore fucsia, in cui sono raccolti quattro dei romanzi più famosi e una serie di racconti con protagonista Miss Marple, che mi hanno fatto un po' rivedere la mia preferenza, diciamo, sui due dei protagonisti, insomma, principali di Agatha Christie, cioè Poirot e Miss Marple. Di solito ho sempre il mio giudizio è sempre più stato verso Poirot, ma devo dire che ultimamente, sarà che sono cresciuta anche nel frattempo, sta andando verso più Miss Marple. Però è da un po' che non leggo qualcosa di Poirot, quindi chissà, potrei cambiare ancora idea. Un altro sicuramente è un capolavoro, un classico, cioè Frankenstein di Mary Shelley. Sono finalmente contenta di averlo letto, di aver letto questa autrice, e spero di essere riuscita a trovare tutte le sfumature che ci sono all'interno di questo volume, perché non è solo il rapporto tra creatore e creatura, poi la creatura come si pone al mondo e come viene corrisposto. C'è tantissimo, c'è tantissimo il modo in cui è scritto. E, insomma, Mary Shelley ha fatto completamente breccia nel mio cuore.
Sempre parlando in letture che prendono il cuore, mi viene da dire pomodori verdi fritti. Non conoscevo Fanny Flagg, mio malgrado. Mi sono avvicinata a questa autrice un po' grazie a Teresa, che già la conosceva, l'avevo praticamente intravista nel suo canale, e ho recuperato questo libro senza poi alcuna minima voglia di leggerlo, in realtà, finché non è arrivato il suo momento. E questo è amore a prima vista, anche questo per Fanny Flagg. Devo dire che dopo aver letto anche un secondo libro qui alla fine di dicembre, posso dire e confermare che Fanny Flagg è la mia scrittrice terapia. Quando mi sento giù, quando sono stanca, quando non voglio leggere qualcosa di qualsiasi cosa, Fanny Flagg è la mia terapia, la mia cura, e mi riporta praticamente sui binari. Mi fa vedere il mondo un po' più rosa, un po' più magico, anche se non c'è molta magia nelle sue storie, anzi, ci sono anche dei temi piuttosto importanti, soprattutto in Pomodori Verdi Fritti. Però devo dire che mi fa fare pace col mondo, ecco, diciamo così. Un'altra autrice che è entrata con prepotenza nel mio cuore, già da tempo, non quest'anno, però, è stata Melino Tombo, e anche quest'anno ha fatto centro. Quest'anno ne ho letti solo due. Bisogna che accelerano un po', perché lei va più veloce a scrivere di quanto io legga. E sono state Ritorno a Pompei e Attentato. Devo dire, due storie completamente diverse, in cui comunque, dunque, Ritorno a Pompei è, diciamo, una delle sue storie più bislacche, nel senso che questa donna si trova rapita da questa razza superiore che ha costruito il mondo, e siamo al centro appunto di questo dialogo fra lei e il suo rapitore. È un dialogo piuttosto strampalato, perché queste creature si sentono molto superiori rispetto all'uomo, ma la donna, come sempre, come sa fare Melino Tomba, insomma, saprà sempre rispondere a tono. In Attentato, invece, ci troviamo di fronte a una questione diversa, cioè qui siamo il centro di tutto, è l'aspetto fisico del protagonista. E mi sento di dire poco anche di questo, anche perché ne ho parlato abbondantemente nel wrap-up nel mese in cui l'ho letto, perché poi comunque i libri in autunno sono molto sottilini, quindi bisogna cercare, insomma, di non raccontare un po' troppo. E comunque lei, come solo sa far lei, parlare sui protagonisti e comunque raccontare, insomma, le tematiche che le sono più care. Gli ultimi due libri che mi sento di menzionare, perché comunque sia hanno ricevuto 5 stelline, sono Come vento cucito la terra di Ilaria Tuti, quindi un ennesimo libro di Ilaria Tuti. Questo non fa parte della saga di Teresa Battaglia, diciamo che lo vedo bene come un film, nonostante alcune pecche che potevano farmi dare 4 stelline. Devo dire che le tematiche affrontate mi sono piaciute molto: le donne medico, le donne chirurgo, e anche il fatto di rompere le regole e far fare compiti che sembrano prettamente femminili anche agli uomini. Insomma, quindi siamo comunque durante la guerra, e quindi c'è un bel po'. La trama, insomma, mi è piaciuta veramente. L'ultimo, ma non ultimo, è sicuramente Quello che resta di Martina Asero, che si può anche definire una specie di fiaba, una fiaba moderna, una fiaba per aiutare a sorpassare un dolore, che può essere letta da adolescenti come nonna, e sicuramente nel modo in cui è scritta, così semplicemente, ma non è quel semplice banale,
può essere capita da tutti. Quindi mi sento di la luce se ne andò e mi sento insomma di consigliarlo a tutti, insomma, perché è un libro che è molto diretto, breve e di semplice proprio. Secondo me, io quando l'ho chiuso mi sono sentita in pace con me stessa e questa è una bellissima sensazione. Allora, mi sento poi di dare delle menzioni ad onore ad alcuni libri e ad autrici. Dunque, ci sono tre autrici che ho scoperto quest'anno e che sicuramente recupererò durante anche il 2024 e successivamente, perché comunque hanno un bel bagaglio di libri da leggere. Sicuramente una su tutte è Michela Murgia. Devo dire che l'ho scoperta come scrittrice solo in quest'anno. La conoscevo già da prima, che la seguivo nei suoi video su YouTube, però non avevo mai letto niente. Mi sento molto in colpa. Però sto già recuperando e quindi sicuramente andrò avanti nella scoperta e nel portare avanti questa eredità che ci ha lasciato. Un'altra autrice è Annie Ernaux, anche questa scoperta grazie ai pezzi d'autore di Martina Asaro. Ho letto su due sue opere e anche di lei ho intenzione di leggere molto altro. E una saggista italiana che ho scoperto proprio anche questa, proprio recentemente, è Vera Gheno. Parole d'altro genere mi ha saputo colpire molto, ho già un altro suo libro da leggere, quindi spero insomma che a breve rientri nella mia TBR. I libri che mi sento di citare, menzione ad onore, sono sicuramente Il filo avvelenato di Laura Pursell, letto per il GDL di Teresa Bevoccalula e Valentina Lettrice Compulsiva Old But Gold. Non conoscevo assolutamente questa autrice, non era nel mio radar e adesso purtroppo c'è anche lei, perché mi è piaciuto molto come ha scritto, la storia mi ha saputo molto avvincere, ne ho fatto un vlog anche tra l'altro in cui man mano vi raccontavo le mie sensazioni durante la lettura e quindi so che Gli amici silenziosi è uno di quei libri introvabili, chissà, spero di recuperarlo, chissà, mai salti fuori in qualche mercatino. Poi La casa degli spiriti di Isabel Allende, anche di questa autrice è la mia prima lettura, l'ho sempre scansata, non so perché, e in realtà è un libro corposo che racconta una saga familiare, una saga soprattutto di donne che devono affrontare diverse soprusi, amori, odi, di tutto, insomma, quindi è stato veramente un bel viaggio anche quello. Letto tra l'altro col GDL delle Lula Hunters. L'altro libro letto con il GDL Lula Hunters, anche questo è vero, La boutique del mistero di Dino Buzzati. Io Dino Buzzati lo lessi ai tempi della scuola, poi mai più, anche perché all'epoca non mi piacque particolarmente, però i gusti possono anche cambiare durante gli anni, cresciamo e quindi anche di conseguenza quello che ci può piacere o meno. La boutique del mistero è una raccolta di racconti che quindi vi può far assaggiare un po' quest'autore e devo dire che alcune storie sono legate più o meno fra loro per le tematiche, ma sono tutte storie molto diverse e particolari e brevi, intense, che danno da pensare tutte, tra quelle che parlano d'amore, amore tra madre e figlio, amore di una persona che ci ha lasciato, il problema della competizione fra gli aspetti fisici, ma un po' di tutto, insomma, c'è di tutto in questo libro, devo dire. Non mi aspettavo, insomma, un Buzzati del genere. E l'ultimo libro che mi sento di citare, che ho letto fra l'altro anche nel mese di dicembre, è Il volo della civetta. Ebbene sì,
vi lascio anche un giallo di Antonino Genovese, che credo che meriti una conoscenza più ampia, un pubblico più ampio, perché è un giallo che sicuramente merita. Anche questo contiene un po' di tutto, quindi c'è un bel intreccio, c'è il giallo, c'è l'amore, ci sono dei personaggi chiamati a rispondere anche nella vita privata a dei dubbi, dei bivi che devono assolutamente comunque scegliere quale strada prendere. E colpi di scena, insomma, io sono stata avvinghiata a quel libro, quindi mi sento di poterlo consigliare a tutti. E spero, insomma, che ne nasca una serie. Ce lo vedo bene, il commissario, insomma, il carabiniere, il protagonista, insomma, a essere protagonista, anche perché sarebbe un po' diverso rispetto a quelle che abbiamo fino adesso, tipo Rocco Schiavone, a tutti gli altri, che insomma c'è sempre qualche macchietta che deve far ridere per forza. Devo dire che in questo libro non trovate niente del genere. Cioè, come funziona veramente l'arma dei carabinieri, come si procede nel modo corretto, insomma, in un'indagine, e non trovate, insomma, panzanate, insomma, ecco, è tutto molto preciso e corretto. Senza contare alcuni richiami storici verosimili che vengono legati alla storia per renderla ben appunto ancora più reale. Bene, questi sono i miei top, soprattutto perché flop, come somma soddisfazione, non ne ho. E fatemi sapere i vostri. Adesso io ancora devo recuperare anche i video di tutti, quindi ancora non so neanche com'è andata l'anno per le altre mie colleghe e colleghi, e comunque spero, insomma, di a breve, insomma, di mettermi in pari un po' con tutto, anche con questo che tra l'altro è il video che dovrebbe uscire un po' all'inizio dell'anno, ma esce a fine gennaio, va bene. E niente, quindi vi saluto, vi auguro un inizio anno ancora una volta bellissimo, e con la prospettiva di poter sviluppare tutto quello che desiderate, di fare tantissime buone letture, e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!